Canto quinto dell'Inferno, quindi partiamo subito dalla sua lettura integrale e poi riprendiamo da capo. Così discesi del cerchio primaio giù nel secondo, che nel loco cinghia è tanto più dolor che punge a guaio. Stavvi Minosso orribilmente ringhia, esamina le colpe nell'entrata, giudi che manda secondo cavinghia. Dico che quando l'anima malnata gli vien dinanzi, tutta si confessa, e quel conoscitur delle peccata vede qual loco d'inferno è da essa. Cignesi con la coda tante volte, quantunque gradi vuol che giù sia messa. Sempre dinanzi a lui ne stanno molte, vanno a vicenda ciascuna il giudizio, dicono e odono, e poi son giù volte. O tu che vieni al doloroso ospizio, disse Minosso a me quando mi vide, lasciando l'atto di cotanto offizio, guarda com'entri e di cui tu ti fide, non ti inganni l'ampiezza dell'entrare. E il duca mio a lui, perché pur gride, non impedirlo suo fatale andare, volsi colà, volsi così colà dove si pote ciò che si vuole, e più non dimandare. Ora incominciano le dolenti note a farmisi sentire, or son venuto, laddove molto pianto mi percuote. Io venni in loco d'ogni luce muto, che mugghia come fa mar per tempesta se da contrari venti è combattuto. La bufera infernal che mai non resta, mena gli spirti con la sua rapina, voltando e percotendo li molesta. Quando giungon davanti alla ruina, quivi le strida, il compianto, il lamento, bestemmian quivi la virtù divina. Intesi che a così fatto tormento enno dannati peccator carnali, che la ragion somettono al talento. E come gli stornei ne portan l'ali nel freddo tempo a schiera larga e piena, così quel fiato gli spiriti mali di qua di là di giù di su li mena. Nulla speranza li conforta mai, non che di posa, ma di minor pena. E come i gruvan cantando l'orlai, facendo in aere di sé lunga riga, così vidi io venir traendo guai, ombre portata dalla detta briga. Perché io dissi, maestro, chi son quelle genti che l'aura nera si gastiga? La prima di color di cui novelle tu vuoi saper, mi disse quelli allotta, fu imperatrice di molte favelle. A vizio di lussuria fussi rotta, che libito fe licito in sua legge, per torre il biasimo che era condotta. Elle Semiramis, di cui si legge che succedette a Nino e fu sua sposa, tenne la terra che il soldan corregge. L'altra ecco lei che s'ancise amorosa e ruppe fede al cener di Sicheo, poi è Cleopatras lussuriosa. Elena vedi, per cui tanto reo tempo si volse, e vedi il grande Achille che con amore al fine combatteo. Vedi Paris, Tristano, e più di mille ombre mostrommi e nominommi a dito, che amor di nostra vita di farcini. Poscia ch'io ebbi il mio dottor udito nomar le donne antiche i cavalieri, pietà mi giunse e fui quasi smarrito. Mi cominciai. Poeta volentieri parlerei a quei due che insieme vanno e paionsi al vento esser leggeri. Ed elli a me. Vedrai quando saranno più presso a noi, e tu allor li priega per quell'amor che i mena, ed ei verranno. Sittosto come il vento a noi li piega, mossi la voce, o anime affannate, venite a noi parlar s'altri non niega. Quali colombe dal disio chiamate, con l'ali alzate ferme al dolce nido, vegnon per l'aere dal voler portate, o tali uscir della schiera ove vedido, a noi venendo per l'aere maligno, sì forte fu l'affettuoso grido. O animal grazioso e benigno che visitando vai per l'aere perso, noi che tignemmo il mondo di sanguigno,
Se fosse amico il re dell'universo, noi pregheremmo lui della tua pace, poiché hai pietà del nostro mal perverso. Di quel che udire che parlar vi piace, noi udiremo e parleremo a voi, mentre che il vento come fa ci tace. Siede la terra dove nata fui, sulla marina dove il Po discende per aver pace coi seguaci sui. Amor che al cor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta, e il modo ancor m'offende. Amor che a nullo amato amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte, che come vedi ancor non m'abbandona. Amor condusse noi ad una morte, Caina attende chi a vita ci spense. Queste parole da lor ci fuor porte. Quando intesi, quell'anime offense, chinai il viso e tanto il tenni basso, finché il poeta mi disse, che pense? Quando risposi, cominciai, Olasso, quanti dolci pensier, quanto disio menò costoro al doloroso passo. Poi mi rivolsi a loro e parlai io e cominciai, Francesca, i tuoi martiri a lagrimarmi fanno tristo e pio, ma dimmi al tempo dei dolci sospiri a che come concedetti amore che questi dubbiosi disiri? E quella a me nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria, ciò sa il tuo dottore. Ma sa conoscer la prima radice del nostro amor, tu hai cotanto affetto. Dirò come colui che piange e dice. Noi leggiamo un giorno per diletto di Lancialotto come amor lo strinse, soli eravamo e senza alcun sospetto. Per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scolorocci il viso, ma solo un punto fu quel che ci vinse. Quando leggemmo il disiato riso esser baciato da cotanto amante, questi che mai da me non fia diviso, la bocca mi baciò tutto tremante. Galeotto fu il libro chi lo scrisse, quel giorno più non vi leggemmo avanti. Mentre che l'uno spirto questo visse, l'altro piangea, sicché di pietade io venni men così come io morisse. E caddi come corpo morto cade. Allora, prima di cominciare a spiegare questo canto celeberrimo, forse insieme al canto di Ugolino, i più famosi della cantica, vorrei chiarirvi una cosa per chi è nuovo e per gli altri anche perché questa volta ci comporteremo in un modo leggermente diverso dagli altri. Io farò una pausa durante la spiegazione, più o meno a metà del canto, prima dell'inizio dell'episodio di Francesca, per cui potete inviare alla chat, come diceva Daniele, i vostri dubbi. Lì faremo una breve pausa, io raccoglierò i vostri interventi e cercherò di dare una risposta. Però siccome l'episodio più famoso e più bello e più interessante è nella seconda parte del canto, questa volta prima di rileggere l'intero canto, anche lì se volete inviare delle domande o dei commenti, io guarderò e risponderò. Anche perché prevedo, sosterrò un'interpretazione del canto che è quella accademicamente accettata oggi, ma che contrasta con la divulgazione magari di questo episodio a scuola o attraverso degli spettacoli, come per esempio quello di Benigni, che magari avete visto. E quindi prevedo che ci saranno delle ribellioni contro la mia visione, che ripeto non è la mia, è quella oggi accettata dalla critica autorizzata, e proprio per quello diamo uno spazio poi alla polemica, uno spazio limitato comunque perché non possiamo stare qui tutto il pomeriggio, ma insomma nel cui c'è interesse.
Allora, vi ricordate che Dante e Virgilio avevano conosciuto solo il primo cerchio finora, quello del limbo, dove Dante, questo è importante averlo presente quando leggeremo questo episodio di Francesca, perché Dante, vi ricordate, alla fine di quell'episodio è stato ammesso sesto tra cotanto senno, cioè si è messo dietro a questa schiera selezionatissima dei poeti antichi e quindi hanno parlato probabilmente di poesia, quindi lui non ha fatto un'interruzione di una settimana tra il canto di uno, tra la lettura di uno e l'altro canto, ha molto presente la condizione di Dante come poeta, eh? Ed è effettivamente un argomento che ci sarà anche nell'episodio centrale. Dunque, Dante dice così, cioè avendo lasciato gli altri quattro poeti insieme a Virgilio, discesi dal cerchio primaio, cioè dal limbo, giù nel secondo, che men loco cinghia, cioè che avvolge, che cigne meno luogo, perché appunto, come abbiamo notato la settimana scorsa, ma potete vedere anche su tutte le mappe dell'inferno, di cui sono corredate le edizioni moderne, l'inferno è fatto a imbuto, per cui man mano che si scende si va nei cerchi di minore diametro e tanto più dolore. Anche questo è una regola dell'inferno, man mano che si scende si trovano i peccatori più gravi e quindi quelli aventi anche una punizione analoga a questa loro gravità. Quel contrappasso di cui abbiamo parlato quando abbiamo letto il terzo canto, e quindi soffrono sempre di più, tanto più dolor che punge a guaio, a differenza del limbo dove c'erano solo sospiri, questi urlano, va bene? Stabvi Minosso orribilmente ringhia, cioè lì ci sta Minosse, notate l'allitterazione sulla vibrante orribilmente ringhia, che ci fa quasi sentire il rumore che fa con i denti Minosse. Questo personaggio, questo re di Creta, famoso per la sua severità ma anche saggezza, era stato posto da Omero e poi da Virgilio, che è chiaramente la fonte di Dante, come giudice dell'inferno, cioè come quello che dà la sentenza, una sorta di inquisitore. Qui Dante ne fa una sorta di mostro con una coda e in qualche modo mitiga il suo potere, lo rilega a semplice impiegato amministrativo della giustizia divina, per cui sembra di non capire nemmeno che cosa fa, ma come dice Dante al verso quinto, esamina le colpe nell'entrata, quindi vede che tipo di peccatore è davanti a lui. Giudica e manda secondo cavinghia, cioè a seconda di come gira. Adesso Dante spiegherà che cos'è questo verso sesto, vedete, con una colloquialità didattica, aggiunge al verso settimo quello che fa Minosse. Dico che quando l'anima malnata gli viene dinanzi, cioè dico che quando il peccatore malnato nel senso di nato per il proprio male, cioè che gli sarebbe stato meglio non essere nato, gli viene davanti, tutta si confessa e quel conoscitor delle peccata vede qual loco d'inferno è da essa, cioè vede a quale cerchio deve andare a finire a seconda della colpa. Cignesi con la coda tante volte quantunque gradi vuol che giù sia messa, cioè si avvolge con la propria coda con tanti giri quanti il numero del cerchio dove deve andare a finire ogni peccatore. Per cui se fa un giro di sei, insomma, se si avvinge con la coda sei volte, il peccatore deve andare al sesto cerchio e così via. E al verso 13 comincia una constatazione delle solite pessimistiche di Dante. Vi ricordate che già avevamo notato come
prima di attraversare l'Acheronte, queste anime che si uniscono lì e che attendono la barca di Caronte si radunano, cioè si fa una nuova schiera prima che la barca di Caronte arrivi dall'altra parte. E quando abbiamo letto questi versi del terzo canto, avevamo commentato quanto è popolato l'inferno dantesco e quanto è burocratico, come c'è da fare la fila sempre. E infatti al verso 13 un nuovo inizio della punizione infernale per questi che hanno già dovuto aspettare la barca di Caronte. Adesso di nuovo di fronte a Minosse debbono aspettare. Sempre dinanzi a lui ne stanno molte, quindi ci sono sempre molte anime lì aspettando. Vanno a vicenda ciascuna al giudizio, cioè vanno a turni al giudizio. Di Minosse dicono e odono, cioè dicono i loro peccati, odono la sentenza e poi sono giù volte, sono mandati giù al cerchio che li spetta per sempre. Va bene? Sto andando un po' veloce per dare più spazio, anzi più tempo, al secondo episodio che è richiederà di molte osservazioni ed esterà, come vi dicevo, probabilmente anche molti commenti da parte vostra. Allora, al verso 16, Minosse, come aveva già fatto Caronte, cerca di impedire l'ingresso di Dante. O tu che vieni al doloroso ospizio, disse Minosse a me quando mi vide, lasciando l'atto di cotanto fizio, cioè o tu che vieni all'ospizio doloroso del dolore, cioè a questo ostello di dolore, disse Minosse quando mi vide, dice Dante vivo, lasciando l'atto, cioè abbandonando per un attimo il suo ruolo. Guarda com'entri e di cui tu ti fide, cioè sta attento a come entri, e addirittura qui Minosse, in un modo veramente irriverente, sta mettendo in forse l'autorità di Virgilio, come dicendo, guarda un po' se ti stai fidando di uno che merita fiducia. E dopo, insomma, aver emesso queste parole un po', insomma, cattive, con una citazione davvero, storta, sia del Vangelo che dell'Eneide, aggiunge, non ti inganni l'ampiezza dell'entrare, cioè non ti inganni il fatto che la porta sia larga e sottinteso non sarà facile uscire, anzi nessuno esce da qui. Dico che nel Vangelo di Matteo c'è questa osservazione secondo cui la porta del male è larga, invece il sentiero del bene è stretto. Ma anche nell'Eneide la Sibilla aveva avvertito sulla difficoltà di uscire da lì e la facilità di entrare. Ma dopo queste parole che cercano di impedire l'ingresso di Dante, Virgilio utilizzerà la stessa formula che ha usato con Caronte e che in linea di massima vuol dire questo viaggio è voluto da Dio, per cui non lo puoi, insomma, evitare. Quindi verso 21 e il duca mio a lui, perché pur gride? Perché continua a urlare? Gridi così tanto, dice Virgilio a Minosse. Non impedirlo suo fatale andare, non puoi impedirlo, non cercare di impedire il suo andare, la sua discesa nell'inferno, che è fatale, cioè che è un destino. E di nuovo questa formula, volsi così colà dove si può, ciò che si vuole è più non dimandare, e cioè si vuole così, cioè che Dante da vivo conosca il mondo dai morti, colà dove si può, ciò che si vuole, cioè nel paradiso dove la volontà, che è la volontà divina chiaramente, può fare quello che vuole. E quindi questa volta vedete con quale magistralità narrativa Dante come scrittore, voglio dire, aveva descritto come Caronte abbandonava ogni sua pretesa di evitare il viaggio di Dante, e qua direttamente con un'ellissi si capisce al verso 25 che effettivamente
con Minosse è successo la stessa cosa, perché al verso 25 Dante passa a narrare in presente, questo modo che ha in diversi momenti del libro per rendere più vicina la descrizione del suo viaggio a noi lettori, e c'è appunto direttamente la descrizione di questo nuovo cerchio che, come è già capitato e come capiterà tante volte, riceve, insomma, cioè Dante riceve come primissime informazioni quelle uditive, perché c'è poca luce. Or incomincian le dolenti note a farmisi sentire, or son venuto laddove molto pianto mi percuote. Allora, adesso io le note dolenti dei peccatori che piangono, che insultano, mi si cominciano a far sentire, sono arrivato ora, dice Dante, laddove mi colpisce, mi percuote, è molto pianto, quindi come se il pianto fosse un'arma, insomma una sferza che mi fa male fisicamente. Non dobbiamo dimenticare questa immaturità, in qualche modo, di Dante, di cui abbiamo parlato in rapporto con gli ignavi, come lui non appena entrato nell'inframondo, solo perché sente dei pianti si mette subito a piangere, e come Dante in tutto il canto, e anche dopo, lo vedremo anche la settimana prossima, è colpito dal dolore in genere. Lo enfatizzo perché la critica romantica dell'episodio di Francesca tende ad isolare il forte impatto emotivo che la storia di Francesca e Paolo ha sul pellegrino, senza chiaramente per enfatizzare una interpretazione in particolare sulla quale torneremo tra un po', ma senza ricordare che questa commozione di Dante è abbastanza tipica di tutta la prima parte dell'Inferno. Allora, verso 28, dopo la sensazione sua prima uditiva, viene, come al solito, la descrizione visiva. Io venni in loco d'ogni luce muta, cioè io arrivai a un luogo muto di ogni luce. Vedete come attraverso questa sinestesia Dante, scioglie il carattere uditivo di prima in quello visivo, no? Ogni luce muto, cioè privo di luce, ma detto attraverso il senso dell'udito, che mugghia come fa mar per tempesta, quindi che fa questo rumore, il mugire è quello delle mucche, no? Quindi anche una metafora, quindi che fa un rumore bestiale, è il primissimo indizio della condizione animale di questi dannati, dei primi cerchi dell'inferno. Vedrete che sia in questo canto che nel prossimo ci saranno diverse similitudini che associano l'atteggiamento di questi dannati che si macchiarono dei peccati di incontinenza. Poi torneremo a questa nozione perché verrà definita direttamente da Dante, e che quindi in qualche modo si comportano come animali, nel senso che non regolano i propri istinti con la ragione, grande dono che Dio diede agli umani. Allora, in questo luogo privo di luce c'è un rumore come di mucche, ma come anche la tempesta del mare quando esso è combattuto da venti contrari. Quindi c'è questo rumore, ecco, di mare in tempesta, che al verso 31 possiamo attribuire alla punizione di questi dannati.
La bufera infernal che mai non resta, mena gli spirti con la sua rapina, voltando e percotendo li molesta. Cioè la bufera, questa sorta di uragano, di vento molto potente, che non smette mai di muoversi, che è in continuo movimento, trascina gli spiriti con la sua rapina, voltando e percotendo li ferisce. Il verbo molestare, come altri che abbiamo avuto modo di incontrare in italiano antico, ha un senso più forte. Quindi li sbatte dappertutto, gli spiriti dannati. E al verso 34, quando giungono davanti alla ruina, quivi le strida, il compianto, il lamento, quindi la virtù divina. Quando arrivano alla ruina, questa è una parola molto molto travagliata dai commentatori, nessuno sa bene che cosa sia, ma sembrerebbe che ci sia un posto che in questo girare delle anime senza sosta, dove soffrono di più, per cui urlano, piangono, singhiozzano e bestemmiano la potenza di Dio. Va bene? E Dante, che ha già una brevissima ma evidentemente fertile esperienza dell'inframondo, ha già conosciuto il contrappasso degli ignavi e capisce, solo vedendo appunto qual è la punizione di queste anime, quale sarà stata la loro colpa. E quindi al verso 37, intesi che ha così fatto tormento, erano dannati peccator carnali che la ragione sommettono al talento. Cioè io capii, dice Dante, vedendo quello, che a una punizione così fatta erano condannati i peccatori carnali, cioè i lussuriosi, che, ed ecco che vi dicevo, Dante stesso dalla definizione di incontinenza, che sottomettono la ragione all'istinto, al desiderio. Questa è una definizione che Dante qua offre per la lussuria, ma che serve per tutti i peccati di incontinenza, che è la categoria aristotelica sotto la quale possiamo raggruppare i peccati meno gravi, quelli che Dante incontra durante la prima parte, cioè i peccati occupati dai primi cerchi, che consistono appunto non nel male in sé, bensì nella sregolatezza di passioni che per se stesse possono essere virtuose. Perciò dicevo che è una concezione aristotelica. Per Aristotele, come sapete, la virtù risiede nella misura, nel giusto mezzo tra due estremi. Quindi questi sono peccatori, chiaramente non stanno per niente bene, per carità, ma che non avendo messo la parte più nobile dell'umanità in funzione del male in sé, occupano i luoghi più superficiali dell'inferno, quindi i meno gravi rispetto ai peccatori di violenza e di frode, che sono quelli che troveremo più avanti noi nella lettura, e Dante più giù nell'inferno durante il suo viaggio. Questa classificazione voi la potete trovare chiaramente su questi schemi dell'inferno che avrete sicuramente sulle vostre edizioni, ma avremo modo di trattarne con calma quando leggeremo il canto 11, perché la fonte di questa classificazione è appunto una spiegazione che Virgilio dà a Dante durante una pausa del viaggio, e che appunto viene riferita da Dante nel canto undicesimo. Allora, verso 40, qui inizia una serie di paragoni con le avi, quindi i primi animali che troviamo metaforicamente, non è che ci siano gli uccelli là dentro,
ma che è interessante perché chiaramente ci permette di collegare il volo di queste anime con il volo delle avi, ma anche, come vedremo, l'atteggiamento passivo nei confronti della propria libertà di giudizio, con la passività di queste avi che adesso leggeremo. I primi sono gli stornelli che probabilmente si riferiscono a tutti questi spiriti che volano. Verso 40. E come gli stornei ne portano l'ali nel freddo tempo a schiera larga e piena, così quel fiato gli spiriti mali di qua di là di giù di su di mena. Cioè, così come gli stornei ne portano le ali nel tempo freddo, migrano verso il caldo, a schiera larga e piena, facendo quei disegni che vediamo nel cielo, quando occupano una grande porzione, così quel fiato, cioè quel vento, mena è il verbo, gli spiriti mali, cioè appunto i peccatori, di qua di là di giù di su. Vedete come il verso stesso rispecchia foneticamente il movimento violento cui sono sottoposte queste anime. Nulla speranza li conforta mai, nonché di cosa, ma di minor pena. Cioè non hanno nessuna speranza. Non solo del fatto che il vento riposi, cioè che è come il vento del mondo, che è anch'esso abbastanza molesto, soprattutto chi di voi ha, insomma, sperimentato il vento, che ne so, della Patagonia, i venti forti, insomma, la speranza è quando si fermerà, questo non si ferma mai, e non solo, anzi. Non hanno mai questi peccatori minor pena, quindi il vento li disturba eternamente. E adesso il secondo paragone con gli uccelli, al verso 46, questo probabilmente, secondo la stragrande maggioranza dei commentatori, si riferisce già al gruppo al quale appartengono Paolo e Francesca, i grandi protagonisti del prossimo episodio, cioè Dante starebbe vedendo diversi gruppi di dannati che volano in diverse schiere, e questa schiera, adesso vedremo, ci annuncia fin dal verso 46, cioè la prima volta che se ne parla, ci annuncia il rapporto con la letteratura, che sarà un argomento importantissimo dell'episodio di Francesca. Perciò vi dicevo di ricordare che Dante, come pellegrino, ha appena parlato e riflettuto sulla propria condizione di scrittore. Verso 46. E come i gru van cantando l'orlai, facendo in aere di sé lunga riga, così vidi io venir traendo guai, ombre portate dalla detta briga. Allora, perché dicevo un cenno alla letteratura? Perché qui i gru, no, vanno cantando, no? Chiaramente il cantare è legatissimo alla poesia, infatti Dante stesso, insomma, parla dei propri capitoli, tra virgolette, della commedia come di canti. E spesso si riferisce alla sua attività poetica come un'attività di cantare. E in questo caso, che cos'è che cantano i gru? Cantano lor lai. I lai erano dei lamenti, chiaramente, però indicavano un genere poetico francese, di cui la manifestazione più famosa sono i lai di Marie de France, che sono, insomma, lamenti di amore. E quindi attraverso questo termine, che ha un'accezione tecnica nell'ambito dei generi letterari e che ha una provenienza chiaramente francese, in qualche modo cominciamo a capire perché nel canto primo dell'Inferno, nella selva,
quando Dante doveva descrivere la lonza, questo primo animale che gli impedisce la strada verso il mondo illuminato, che è la bestia che rappresenta la lussuria, l'aveva descritta, vi ricordate, io ve l'ho fatto notare quando l'abbiamo letto insieme, attraverso questa espressione alla gaetta pelle, che contiene ben due francesismi, intanto uno lessicale, gaetta anziché macchiata o maculata, e alla anziché dalla, che sarebbe stato insomma la struttura fiorentina. In quel momento vi ho avvertito che evidentemente Dante voleva fin dall'inizio associare la lussuria, che è appunto simboleggiata dalla lonza, con il mondo francese. E qua, attraverso questa parola lai, questa associazione comincia a precisarsi verso la letteratura francese, che effettivamente verrà posta in giudizio nell'episodio di Francesca, che non a caso ha un nome che vuol dire francese. Allora, torniamo ai versi. Come i gru vanno cantando i loro guai, i loro lamenti d'amore, facendo una lunga riga in aria di sé, in aria, così io vidi venire, traendo guai, quindi urlando, lamentandosi, ombre, no? Il solito termine per gli spiriti, portate dalla detta briga, dalla briga del vento, della bufera infernale che aveva descritto prima. E quindi, siccome queste anime si stanno avvicinando a Dante, che è sul bordo, no? di questo cerchio, lui domanda, come al solito, al suo maestro, verso 50, per chi dissi, maestro, chi sono quelle genti che l'aura nera si gastiga? Cioè io domandai, maestro, chi sono queste genti che l'aria nera, quindi senza luce, dell'inferno punisce così? E al verso 52 comincia l'elenco di figure leggendarie che non soltanto sono state lussuriose, secondo l'interpretazione dantesca, ma hanno anche trovato la morte a causa dell'amore. Poi vedremo, questo viene detto, non è una mia idea. Al verso 52, la prima di color di cui novelle tu vuoi sapere, mi disse quelli all'otta, fu imperatrice di molte favelle. Allora, la prima di coloro, l'aggettivo, il sostantivo femminile prima è la gente, no? Ma probabilmente qua Virgilio, siccome comincia con l'indicare donne, e loro stanno vedendo il loro corpo apparente di donne, Virgilio risponde, la prima di quelle di cui tu vuoi avere notizie, novelle, mi disse Virgilio allora, all'otta è la forma antica di allora, fu imperatrice di molte favelle, cioè resse, fu un'imperatrice su molti popoli, nominati metonimicamente attraverso le diverse lingue che vi si parlavano. A vizio di lussuria fussi rotta, cioè fu così, insomma, regolata dalla lussuria, che libito felicito in sua legge per torre il biasmo in che era condotta, cioè che permise, fece lecito nella legge del suo impero quello che non lo è, per togliere il biasimo in cui lei stessa era caduta. Vedete come anche Virgilio, quando nomina qualcuno, spesso precede il nome proprio dalla colpa o dalle sue caratteristiche. Solo al verso 58 si dice il nome, Elle Semiramis, di cui si legge che succedette a Nino e fu sua sposa, tenne la terra che il soldan corregge. Ecco, questa è Semiramide, di cui si legge, e Dante legge appunto questa storia nella storia di Paolo Orosio, che dopo la morte del marito Nino lo succedette nell'impero
Nel convivio Dante parla di Nino e Semiramide come dei primi che avevano tentato un impero mondiale, una regina assira, no, dell'Assiria, che tenne, cioè resse, la terra che adesso regge il sultano di Egitto, che aveva esteso il suo potere anche in parte dell'Asia. Dante segue Paolo Rosio appunto in questa notizia secondo cui Semiramide peccava di incesto con il figlio e che quindi aveva permesso nelle sue leggi di fare qualunque cosa dal punto di vista sessuale pur di insomma non rimanere solo lei fuori illecito. Verso 61. L'altra, ecco lei che s'ancise amorosa e ruppe fede al cener di Sicheo. Allora qui con pudore Virgilio nel parlare di Didone, un suo importantissimo personaggio, ricorda questa morte per suicidio. Sapete, no? Didone, innamoratasi di Enea, la regina di Cartagine, essendo stata abbandonata da lui, si tolse la vita bruciandosi e quindi è quella che si uccise amorosa, cioè equivale praticamente a si uccise per amore, e aveva rotto fede alle ceneri del marito morto Sicheo, cui aveva precedentemente, prima di conoscere Enea ovviamente, giurato fedeltà. Una storia davvero tragica, che si racconta nel libro quarto dell'Eneide, bellissimo libro. E al verso 63 poi è Cleopatras lussuriosa. Cleopatra è la famosissima moglie di Marco Antonio che appunto essendo stato lui ucciso da Ottaviano anche lei si diede morte con l'aspide. Verso 64, Elena vedi per cui tanto reo tempo si volse, Elena per colpa della cui lussuria, sapete che c'era tutta una polemica circa l'innocenza o la colpa di Elena di Troia, non si sa in questo caso quale fonte stia seguendo Dante per farla morta per colpa della sua lussuria, ma quello di cui la si responsabilizza qua chiaramente è la guerra di Troia, per cui tanto reo tempo si volse, cioè per la cui colpa tanti anni di guerra dovette sopportare l'umanità, e vedi il grande Achille che con amore al fine combatteo. Qui Dante su Achille, sul grande guerriero, segue una leggenda secondo cui lui, essendo follemente innamorato di Polissena, era stato tentato e portato in un agguato dove perse la vita. Scusate, volevo starnuti. Ora sì, scusatemi, sono un po' raffreddata. Allora, verso 67, vedi Paris Tristano e più di mille ombre mostrommi e nominò mi ha dito che amor di nostra vita di partire. Vedi, cioè sempre Virgilio che sta parlando, perciò dice in imperativo, in seconda persona, guarda Paride il rapitore di Elena, appunto, Tristano, un personaggio ormai moderno, quindi in qualche modo anticipa la storia di Paolo e Francesca perché si avvicina al mondo medievale, è un personaggio del ciclo bretone ed era stato protagonista di un triangolo analogo a quello di Lancilotto, Ginevra e il re Artù che da quello che ci dirà Francesca è alla base del suo peccato, quindi Tristano chiaramente l'amante di Isolda, moglie di Marco e quindi leggendario ma ormai del mondo molto vicino a quello di Dante. E dice Dante, qui si chiudono le virgolette dopo Tristano, più di mille ombre mi mostrò
Virgilio e mi nominò a dito e quindi mi indicò che, ecco, la definizione che io vi avevo anticipato, che evidentemente è quello che hanno in comune tutti i lussuriosi di questa schiera, sono tutti spiriti che l'amore li fece partire dalla nostra vita, dice Dante, quindi che morirono o ammazzati o suicidandosi a causa dell'amore. E qui Dante quasi sviene. L'avevamo già visto svenire e lo vedremo ancora. Verso 70. Poscia ch'io ebbi il mio dottore udito nomar le donne antiche i cavalieri, pietà mi giunse e fui quasi smarrito. Cioè, una volta che io ebbi udito il mio saggio Virgilio nominare le donne antiche i cavalieri, mi arrivò, mi giunse la pietà e ho quasi perso i miei sensi. Vedete che Dante è molto sensibile al dolore, alla punizione eterna di queste anime, e la pietà appunto riguarda, come dicevamo anche la settimana scorsa, vi ricordate che Dante entrando nel limbo aveva visto che Virgilio impallidiva e aveva pensato che fosse per paura, e invece lui gli aveva detto che la pietà era l'angoscia che dipingeva di pietà il suo viso. E abbiamo parlato di questa pietà che è il dolore di fronte a una giustizia che tuttavia si riconosce giusta. Allora, visto che siamo a metà del canto e che dal verso 73 passiamo all'episodio centrale, io vi suggerisco di fare una pausa, 5 minuti possono essere sufficienti, nelle quali mi leggo le vostre domande, se ce ne sono. E tra 5 minuti ci ritroviamo e leggiamo l'episodio di Francesca. Grazie. Leggo la chat. Per favore fate attenzione a inviare le vostre domande a me o a tutti, ma non solo all'Istituto Italiano di Cultura, che è probabilmente quello che vi propone spontaneamente. Grazie.
Allora, riprendiamo, sperando che ci siate tutti, il che non posso sapere chiaramente. Mi è arrivata una sola vostra domanda, quindi non so se sono stata molto chiara o vi siete addormentati, ma vabbè, in quel caso adesso Francesca vi sveglia. La sola domanda che ho ricevuto riguarda il peccato di Didone. Qualcuno domanda, giustamente perché non abbiamo affrontato ancora questo argomento, se il peccato di Didone consistette nell'uccidersi nell'aver dimenticato, sto leggendo, ma nel frattempo è arrivata una risposta, o il fatto di aver dimenticato il marito morto. Dunque, la primissima osservazione elementare è che se Didone è lì è perché il suo peccato fu quello della lussuria, va bene? E chiaramente sì, è più legato, se bisognasse scegliere tra una e l'altra, sì, sarebbe stato quello di dimenticare il marito, perché secondo la morale romana bisognava essere, anche le vedove, insomma, dovevano essere fedeli al marito morto, e quindi il peccato di Didone è la lussuria. Quindi poi quando arriveremo al canto tredicesimo dell'inferno avremo modo di fare un discorso per quel che riguarda il suicidio, ma intanto una cosa importante da premettere è che scusate, ma leggo che c'è gente che vuole salvare Didone, e adesso faccio un commento anche su questo. La parola suicidio non esisteva nell'italiano antico, e anzi non esiste fino al Settecento, quindi ormai in una molto matura modernità, molto, molto vicina a noi e lontana dal mondo dantesco, e chiaramente per Dante il fatto di togliersi la vita, non solo per lui, per una cultura per la quale la vita umana non è tanto importante quanto lo è per noi, esistendo sempre una vita eterna che è quello che veramente conta, evidentemente tutti quelli che noi oggi, con la nostra classificazione, che non a caso corrisponde a una parola, per noi il suicidio è qualcosa di molto più importante rispetto alle motivazioni, magari, per Dante non è così. Tutti quelli che noi oggi chiameremmo suicidi, che sono nella commedia, tanto per cominciare, Didone, appunto, Cleopatra, ma anche li vedremo nel settimo cerchio, Pier della Vigna, per esempio, ma anche addirittura Caton Uticense, che è salvato. Tutti questi per noi, nella nostra visione, sarebbero nello stesso gruppo, perché si tolsero la vita. Per Dante, evidentemente, quel che contava era la motivazione di questo gesto estremo, per cui Didone è qua tra i lussuriosi perché quel che la mosse ad ammazzarsi fu la lussuria. Pier della Vigna invece nel settimo cerchio tra i violenti perché si ammazzò come gesto di autodistruzione violenta. E Catore, che è un gravissimo problema critico, ne parleremo l'anno prossimo perché è protagonista del primo canto del Purgatorio, ma evidentemente, essendo salvo, per Dante il suo suicidio fu un gesto ispirato. Avremo modo di tornare su questo. Poi qualcuno qua, Leonor, dice la povera Didone era innocente, dimentica Sicheo per colpa di Venere. Certo, questo secondo la morale dell'Eneide, ma secondo la morale cristiana di Dante nessuno fa quello che non vuole fare. Cioè, Dante è un grande difensore del libero arbitrio, per cui non ammetterebbe mai condizionamenti di sorta per i gesti umani.
E questo va ricordato proprio adesso che leggiamo l'episodio di Francesca, perché Francesca, una delle cose che tenterà di farci credere è appunto che lei è stata indotta all'adulterio. E questo adesso dobbiamo un po' metterlo in forse, sempre cercando di contestualizzare dentro il libro che stiamo leggendo, che appartiene a un mondo, come ho detto tante volte, molto diverso dal nostro mondo. Va bene? Allora, riprendiamo, chiudo la chat e riprendiamo dal verso 73. Qui vedete, la pausa l'ho fatta proprio non solo perché inizia l'episodio di Francesca, ma anche perché tutti questi personaggi leggendari di cui Dante ha fatto una lista prima vengono sostituiti da un unico personaggio che mette per la prima volta nella commedia la cronaca contemporanea, mentre diciamo tutti i nomi propri che sono comparsi fino al verso 72 sono personaggi di libri che quindi il lettore conosceva come protagonisti di vicende, insomma, di romanzi e di leggende. Dante qui vede due anime che sono italiani contemporanei, morti più o meno 15 anni prima del viaggio di Dante. E questo è il primo, è molto importante questo episodio, non solo perché è bellissimo, ma anche perché Francesca da Rimini sarà il primo personaggio condannato peccatore di tutto il libro con cui parlerà Dante. Va bene? E quindi inizia anche una tecnica narrativa particolare in cui Dante sceglie un personaggio che in qualche modo prevale psicologicamente anche sugli altri. Allora, verso 73, io cominciai poeta, volentieri parlerei a quei due che insieme vanno e paionsi al vento esser leggeri. Allora, Dante dice a Virgilio, mi piacerebbe parlare con quei due che volano insieme e sembrano essere così leggeri al vento. Già qua questo fatto che volino insieme, a differenza di altri, e che sembrino di essere più leggeri al vento, già dobbiamo proporre due, almeno due, perché le interpretazioni sono tante, ma due che tradizionalmente si sono insomma, dati a questo episodio che è stato privilegiato dall'attenzione della generazione romantica, che è una generazione importantissima perché è quella a cui dobbiamo la riscoperta di Dante dopo secoli di emarginazione. Dunque, quindi io cercherò di raccontarvi man mano che leggiamo come, per esempio, Foscolo e Francesco De Sanctis hanno letto questo episodio e come invece lo si legge oggi anche, diciamo, diciamo in sede accademica, va bene? Sempre tenendo conto che magari tra due secoli qualcuno sorriderà condiscendentemente della nostra lettura di oggi. Allora, il fatto che volino insieme ai romantici che pensavano che Dante avesse dannato queste anime perché non aveva un'altra possibilità, ma che in realtà si commuove perché si identifica con loro, il fatto che siano insieme Paolo e Francesca, per quell'interpretazione, rappresentava la volontà del Dante scrittore di dargli almeno una mitigazione della pena, secondo un implicito che affermerebbe che per due amanti anche l'inferno stando insieme diventa un paradiso. Io cercherò di distruggere questo tra qualche minuto. E il fatto che siano più leggeri al vento a qualcuno è sembrato, questa sì è un'interpretazione antica che già Boccaccio faceva sua, che sembrano di essere meno tormentati dagli altri, mentre invece oggi si pensa piuttosto che la leggerezza al vento
è tutto il contrario, cioè li rende vittime più docili, meno appunto capaci di creare resistenza al vento. Allora, al verso 76, Dante chiaramente non sa chi siano questi personaggi, io ho vista la fama dell'episodio, vi ho comunque detto i loro nomi, ma cercherò di identificare il luogo nei versi dove il lettore spontaneo del poema riconosce questi personaggi che, come dicevo, erano personaggi noti ai lettori italiani perché erano stati protagonisti di una storia di cronaca che certamente avrà causato una grande impressione nella società italiana medievale. Allora, al verso 76, ed egli a me, vedrai quando saranno più presso a noi. E tu a lor li priega per quel lavoro che immena, ed ei verranno. Cioè Virgilio risponde a Dante, li vedrai quando si avvicineranno più a noi, e tu allora, cioè quando saranno più vicino, pregagli per quell'amore che li porta, e loro verranno a parlarti. Vedete come Virgilio con una metonimia molto efficace definisce il contrapasso perché in realtà quello che letteralmente li porta è il vento, ma siccome il vento ha suscitato il contrapasso, scusate, il vento è stato suscitato dall'amore, Virgilio dice tu pregali per l'amore che li porta. Invece di dire che sarebbe stato orrendo, per l'amore che ha causato il vento che ora li porta. E quindi al verso 79, sittosto come il vento a noi li piega, mossi la voce, o anime affannate, venite a noi parlar, s'altri non niega. Cioè, non appena furono più vicini a Dante e Virgilio, Dante come personaggio muove la voce, questa espressione rende la fatica che deve fare Dante per far sentire la sua voce attraverso il rumore di tempesta che fa il vento e le chiame o anime affannate, cioè anime sofferenti, venite a parlare con noi se Dio o qualcun altro non lo impedisce. Siccome dicevamo, questo è il primo personaggio che parla con Dante, oltre ovviamente a quelli del limbo che però non hanno punizioni fisiche, Dante non lo sa se può parlare con le anime. E qua, al verso 82, inizia un terzo paragone con gli uccelli, dopo gli stornei e i gru che abbiamo letto prima, questa volta solo riferito a questi due spiriti che volano insieme. E non a caso è un paragone con le colombe che nel Medioevo erano il simbolo dell'amore. Osserviamo questo paragone, il primo termine del paragone che occupa i versi 82-84, perché è significativo della psiche di Francesca. Quali colombe dal disio chiamate, con l'ali alzate ferme al dolce nido, vegnon per l'aere dal voler portate, c'è cioè come colombe chiamate dal desiderio, con le ali alzate ferme, cioè con la posizione in cui volano più velocemente, vengono al dolce nido attraverso l'aria, portate dal volere. Dunque, innanzitutto qua si capisce che questo disio del verso 82 e questo volere del verso 84 non è altro che il desiderio sessuale, quello che fa sì che quelle colombe, tornino subito, volino il più veloci possibili al nido. Ma oltre a quello, interessante la doppia struttura passiva del verso 82-84, dal disio chiamate, dal voler portate. Questo è appunto quello che vi dicevo, annuncia
l'atteggiamento di Francesca, che in tutto il suo meraviglioso ed efficacissimo discorso, quello che cerca di fare è di convincere Dante, e attraverso Dante noi lettori, e c'è riuscita per un bel po' di tempo, del fatto che protagonista o soggetto del proprio peccato non è stata lei e non è stato Paolo, ma che loro sono stati oggetto di questa passione travolgente, come appunto le colombe si lasciano portare dal desiderio senza opporre resistenza. Dunque, perciò io vi dicevo che la ragion sonetto maltalento è appunto una definizione dell'incontinenza che riguarda il comportamento degli umani che, dimenticatisi della loro condizione umana, e cioè della loro libertà, del loro libero arbitrio, si lasciano portare da istinti che hanno anche gli animali, ma gli animali hanno solo quelli, va bene? Allora, se parte del paragone, cotali, cioè così, nello stesso modo in cui le colombe si lasciano portare al nido dal desiderio, potali uscir della schiera dove è Dido, cioè così uscirono dalla stessa schiera dove è Didone, quindi dalla schiera di coloro che, da ciò che ci è stato detto prima, sono morti a causa della lussuria. A noi venendo per l'aere maligno, sì forte fu l'affettuoso grido, cioè venendo verso di noi attraverso l'aria maligna dell'inferno, così forte fu il grido affettuoso. Cioè Dante qui ci chiarisce che prima aveva mosso la voce, quindi aveva urlato per motivi acustici, ma che si era rivolto a loro con affetto, va bene? E quindi senza giudicarli. E al verso 87... A questo verso e mezzo di Dante, verso 80-81, attraverso il quale in modo sintetico, probabilmente anche perché gli fa male la gola di urlare e farsi sentire, adesso dal verso 88 inizia il lungo discorso di Francesca che, a differenza di quello di Dante, come vedremo, contiene diversi passaggi non informativi, ma che chiaramente rispondono a una sua volontà di captatio benevolentia, e cioè di farsi simpatico, cioè nel senso etimologico, cioè cercare di convincere Dante di condividere la propria sofferenza. E quindi al verso 88 comincia Francesca, ma Dante non sa ancora chi è, e nemmeno il lettore che non ha letto le note o che non viene al nostro corso. O animal grazioso e benigno, che visitando vai per l'aere perso, noi che tignemmo il mondo di sanguigno. Ecco, Francesca se la prende con calma, nonostante il vento e la sua condizione, e destina ben tre versi a un vocativo. Che, come tutti i vocativi, insomma, che riguardano la condizione consapevole dell'altro, ai fini, insomma, strettamente informativi, è inutile. Intanto dice a Dante: o animale, vi ricordate, abbiamo detto all'inizio del secondo canto, quando Dante dice che gli animali che sono in terra tornavano alle loro fatiche, e in quel momento abbiamo osservato come la parola animale nell'italiano antico fosse un tecnicismo aristotelico che vuol dire insieme di corpo e anima. Questo è importante perché che cosa ci fa capire? Che Francesca si è resa conto che Dante è vivo, altrimenti non lo chiamerebbe animale, e altrimenti è molto probabile che non avrebbe destinato tanti versi a rendersi simpatica a lui. È anche interessante il fatto che, a differenza di molti altri personaggi che Dante incontrerà, alcuni non si rendono conto che Dante è vivo, ma quelli che se ne rendono conto spesso si sorprendono, esclamano qualcosa sulla
particolare Grazia che l'ha accompagnato, gli domandano come mai vivo qua, Francesca non fa alcun cenno a questo viaggio straordinario del pellegrino, sebbene capisca che è grazioso, cioè pieno di grazia per star potendo visitare da vivo il mondo e dei morti, e benigno proprio perché si è mostrato benevolo nei suoi confronti, allora lo chiama animale, cioè uomo vivo, grazioso, pieno di grazia e benigno, benevolo, che vai visitando attraverso l'aria persa dell'inferno, cioè l'aria dei perduti, vai visitando noi che abbiamo tinto il mondo del colore del sangue. Tutte cose che chiaramente Dante sa già di se stesso, e quindi perciò dicevo che chiaramente la funzione di questo discorso è la captatio benevolentia. Immediatamente dopo il vocativo, che poteva anche essere o tu o uomo vivo che ci puoi parlare, al verso 91 segue un periodo ipotetico anch'esso significativo della psiche di Francesca e sempre dal punto di vista informativo del tutto privo di significato per Dante. Perché che cos'è che dice Francesca qua al verso 91? Se fosse amico il re del paese, Dio, il re dell'universo, ci fosse amico, cioè se noi fossimo morti in grazia divina, il che è una cosa che non è, non c'è, noi pregheremmo lui della tua pace, poiché hai pietà del nostro mal perverso. Cioè, se noi fossimo anime che potessimo pregare, perché le preghiere dell'inferno chiaramente non sono ascoltate da Dio, noi pregheremmo Dio per la tua pace, ecco, prima volta delle due che Francesca userà questa parola che evidentemente è un pallino per lei, la pace che lei invece non otterrà mai, poiché provi pietà nei confronti del nostro male. Ecco, anche qua sulla parola male ci sono almeno due interpretazioni possibili, secondo alcuni è hai pietà della nostra sofferenza, cioè della nostra punizione, secondo altri è del nostro peccato trattato quasi come una malattia. E quindi dopo questi versi, figuriamoci se Dante, che è destinato alla salvezza, può dare una qualche importanza al fatto che Francesca, se fosse stata salvata, avrebbe pregato per lui, ma sono sempre versi seducenti di questa donna che effettivamente si caratterizza per questa capacità e anche linguistica, come adesso avremo modo di notare nella terzina successiva. Al verso 94 solo risponde alla richiesta di Dante, che era venite a noi parlar, s'altri non niega. E allora lei appunto aggiunge di quel che udire che parlar vi piace, noi udiremo e parleremo a voi, mentre che il vento come fa ci tace. Allora di quello che voi volete udire e parlare, noi udiremo e parleremo a voi. Ecco, questa costruzione così, insomma, così sapiente dei versi, con questo parallelismo, udire, parlare, e poi udiremo e parleremo, è probabile che Dante stia già notando che la prima anima con la quale sta parlando è un'anima educata, il che trattandosi di una donna è piuttosto eccezionale all'epoca. Chiaramente sembra una donna che ha letto, e infatti questa sua caratteristica di persona colta che ci tiene attraverso la quale esprime le sue idee, i suoi sentimenti, si verificherà nel racconto del suo peccato. Mentre il vento, aggiunge Francesca, come fa in questo luogo, tace. Quindi c'è un momento in cui loro possono, il vento diminuisce il suo rumore e loro possono parlare.
E adesso al verso 96, come faranno tanti, come ha già fatto Virgilio e come faranno tanti personaggi della commedia, prima di dire il proprio nome, anzi non lo dirà mai lei, si presenta attraverso una perifrasi geografica che indica Ravenna, che all'epoca era sul mare. Verso 97, siede la terra dove nata fui, sulla marina dove il Po discende, per aver pace coi seguaci sui. Cioè la terra dove io nacqui siede sulla costa dove discende il Po, e di nuovo dimostrando la sua padronanza retorica, invece di dire dove il Po si unisce con i suoi affluenti, personifica il fiume Po e dice: il Po scende per trovare pace con i suoi seguaci. E oltre all'uso della metafora, che non è scontato, dobbiamo anche notare che è la seconda volta che questa nostra Francesca dice la parola pace. Evidentemente questo suo movimento costante, che non trova mai riposo, la fa pronunciare la parola desiderata per lei anche a proposito di Dante e dei fiumi. Diciamo, è molto probabile che i lettori contemporanei di Dante abbiano riconosciuto in questo personaggio Francesca da Rimini, che era stata protagonista, come vi dicevo, una quindicina di anni prima in Viaggio di Dante, una storia di cronaca sconvolgente, perché intanto è una nobile, Francesca è figlia di Guido da Polenta, signore di Ravenna, che era stata data sposa, come si faceva all'epoca. Voi sapete che il matrimonio per amore o per libera scelta è una cosa molto moderna che noi dobbiamo ringraziare. Lei era stata data in sposa a Gianciotto Malatesta, il signore di Rimini, che non solo aveva avuto la sfortuna di essere brutto, deforme e zoppo, da ciò che ci dicono i commentatori antichi, ma anche di avere un fratello bello, saggio e buono. E quindi ecco come andrà a finire. Quello che evidentemente la cronaca sapeva è che a un certo punto, non sappiamo esattamente quando, essendosi sposati Francesca e Gianciotto nel 1275, di questo sì abbiamo dati insomma anagrafici, a un certo punto il marito Gianciotto aveva trovato insieme Francesca con Paolo, con il fratello del marito, cioè il cognato di Francesca, li aveva colti in flagranti, in adulterio, li aveva ammazzato entrambi. Certo, come ogni storia di infedeltà, i particolari non si seppero finché non accadde questa tragedia, per cui quello che farà Dante adesso, il Dante scrittore, che è una cosa che farà molto spesso con le storie di cronaca che popolano il suo libro, è riempire questo vuoto che c'è nella conoscenza che il mondo aveva di una vicenda attraverso un racconto in prima persona che lui approfitta per prendere da parte dei protagonisti. E quindi Dante, come vi dicevo, l'ha probabilmente riconosciuta perché sa già che è una donna lussuriosa, che in qualche modo è morta, come lei stessa ha detto, noi che tignemmo il mondo di sanguigno, è morta per amore, o quindi è stata protagonista di una vicenda violenta, e che è di Ravenna. E beh, è probabile che Dante sappia già chi è. E quindi adesso al verso 100 continua a parlare Francesca e pronuncia versi che sono tra i più famosi di tutta la letteratura universale. Versi molto interessanti, oltre che bellissimi, che dovremo spiegare con calma. Amor che al cor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella per che mi fu tolta e il modo ancor m'offende.
Allora, la prima terzina di queste tre che iniziano con l'anafora amor, 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 verso 100, 103, 106, è una terzina che probabilmente desta nel Dante Pellegrino una grande commozione, perché Francesca la prima cosa che dice per riferirsi al suo peccato è amor senza l'articolo, quindi personificato come l'amore classico Cupido, che al cuore nobile, all'anima nobile si apprende, cioè attecchisce immediatamente, rapido, ratto. Ecco, fermiamoci un attimo prima di passare al predicato, perché che già questo verso comporta almeno una breve elementare conoscenza della storia della letteratura medievale prima di Dante, perché quello che sta dicendo Francesca, e cioè che il cuore nobile si innamora immediatamente, anzi che l'amore sia afferra, cioè attecchisce immediatamente in un cuore nobile, non è un'invenzione di Francesca, bensì una citazione quasi letterale di un testo francese del XII secolo, che è scritto da Andrea Capellano, che era un codice di amore mondano che distingueva questo fin amor, l'amore spirituale, dall'amore, insomma, vile. E questo trattato di Andrea Capellano era stato modello di una codificazione di amore che ebbe enorme successo nell'Europa, e per quel che riguarda l'Italia, che è quello che più ci interessa, era stato, insomma, preso e modificato con diverse posizioni, sia da Guido Guinizelli, uno scrittore, un poeta romagnolo bolognese, che aveva scritto un testo importantissimo, sia da Dante stesso giovane. Dunque, Guinizelli aveva scritto al cor gentil rempaira sempre amore, cioè cor gentil, che è lo stesso sintagma che stiamo vedendo qua nel verso 100, cioè nel cuore nobile rempaira, cioè risiede sempre l'amore. E Dante stesso comincia un suo sonetto giovanile: amore, cor gentil sono una cosa, e poi cita esplicitamente Guinizelli. Dunque, quando arriveremo al canto 24 del Purgatorio, faremo una breve digressione sul movimento poetico cui lo stesso Dante appartenne, il cosiddetto Dolce Stil Novo. Ne riparleremo quando leggeremo il Purgatorio, perché questo nome del movimento lo dà Dante stesso. Ma per ora quello che basterebbe dire è che insieme a dei suoi amici, il Dante giovane, tra il 1280, quindi quando era un adolescente, perché Dante era nato nel 1265, e il 1296, data nella quale probabilmente finisce di scrivere La Vita Nuova, Dante aveva fatto parte di questo movimento, dicevo, con dei suoi amici, che è un movimento poetico, filosofico, di argomento quasi esclusivamente erotico, nel quale prendevano le nozioni di Andrea Capellano, le spiritualizzavano il più possibile e associavano, questa è la cosa che più importa qua, associavano la nobiltà di cuore alla capacità di provare amore. E dunque, cioè, in mezzo a tutta questa spiegazione ci sarebbero moltissime altre cose da dire, una delle quali forse importante ricordare, cioè che per questi giovani toscani
La nobiltà non era un fatto trasmissibile attraverso il sangue, come era la concezione tradizionale, bensì un seme di, che individuale con cui ogni anima nasceva e che in qualche modo era latente, potenziale, addormentato finché non si innamorava attraverso il processo di innamoramento di una donna angelo, quindi un innamoramento chiaramente neoplatonico, spirituale, questo cuore nobile si avvicinava a Dio. Allora, e poi, mi attendo più o meno 50 domande su questa cosa sulla quale sto sorvolando in un modo brutale, direi, ma abbiamo poco tempo, come Dante e Virgilio, per percorrere l'inferno, quindi andiamo avanti e se ci sono dei dubbi su questi particolari le rispondiamo dopo. Allora, Francesca sta dicendo, l'amore che attecchisce subito al cuore nobile prese costui, cioè Paolo, che è sempre lì ma non parla apparentemente, prese Paolo della bella persona, persona in italiano antico vuol dire corpo, del bel corpo che mi fu tolto, dice lei, perché non si lascia scappare l'occasione di ricordare che fu vittima di omicidio, e il modo ancor m'offende, cioè il modo in cui sono stata ammazzata, secondo la stragrande maggioranza dei critici, ancora lo sento. Ecco, qua già vediamo, io vi avevo detto che il Dulcis in Novo, il Dante giovane avrebbe benissimo potuto scrivere questo verso, 100, ma non l'avrebbe mai associato al corpo, alla persona, perché l'amore del quale parlano gli stilnovisti è un amore, ripeto, spirituale, va bene? E quindi c'è già, diciamo, una lettura sfasata di Francesca di queste fonti che cerca di addurre in sua difesa. Perché dico in sua difesa? Perché lei, anziché dire io ho peccato di, quasi di incesto, insomma, ho avuto una storia d'amore con il fratello di mio marito, non si riconosce mai come soggetto di quell'azione peccaminosa, ma come le colombe dal disio chiamate, prima in questa terzina che abbiamo appena detto, fa vedere Paolo come oggetto passivo dell'amore che lo prende, e che lo prende perché lui è nobile, e quindi quasi sottintende che avrebbe potuto fare, poverino. E al verso 103, se in questa terzina precedente in qualche modo giustifica l'azione di Paolo, al verso 103 giustificherà quella propria. Leggiamo dunque questo famosissimo verso, amor che a nullo amato amar perdona. Allora, in questo caso Francesca sta prendendo quasi letteralmente un'affermazione di Andrea Cappellano secondo cui l'amore, una volta che è percepito da qualcuno che è amato, non perdona quella persona amata di riamare a sua volta. È una concezione che probabilmente stona con la nostra eredità romantica, nella quale l'amore non corrisposto, non ricambiato è centrale, ma in questo caso, a proposito, ripeto, di un amore spirituale, si dice che l'amore non perdona di amare qualcuno che a sua volta ci ama. E quindi l'amore che a nessuno che è amato perdona di amare, vedete come l'amore qua è quasi un dittatore, no? È uno che con la freccia ferisce è quello che è amato affinché l'amato ami a sua volta la persona che lo ama. Mi prese, dice Francesca, del costui piacer, cioè della bellezza di lui, sempre Paolo, che è lì e non parla. Piacer è un provenzalismo, un infinito sostantivato che vuol dire appunto bella presenza. E quindi in qualche modo
svolge la stessa funzione di interpretazione fuorviante che la parola persona, corpo, del verso 101, insomma, avvertiva la lettura colpevole che Francesca fa di queste fonti. E quindi mi prese l'amore che non mi ha perdonata, perché siccome ero amata, mi prese della bellezza di Paolo con una tale forza che, come vedi, ancora non m'abbandona, dice Francesca. E come se fosse la conclusione di un sillogismo, al verso 106 conclude: amor condusse noi ad una morte. Cioè l'amore è come se dicesse: è stato lui l'amore che ci ha condotti alla stessa morte, probabilmente pensando alla morte violenta di cui sono stati vittime entrambi, ma anche detto dall'inferno possiamo capire che Francesca in qualche modo, anche da un punto di vista pragmatico, sta dando la colpa della propria dannazione all'amore, senza in nessun momento rendersi responsabile delle proprie azioni. Certo, voi direste, però quando uno si innamora, che può decidere? Con calma, andiamo con calma su questi argomenti così delicati, e intanto ricordiamo che nel Medioevo i sentimenti erotici e il comportamento, il rapporto con questi sentimenti erano molto molto codificati. E infatti, quando Dante arriverà alla metà del viaggio, e ce lo racconterà nel canto 17 del Purgatorio, lì, anzi 18, scusate, Virgilio gli farà una bellissima lezione su che cos'è l'amore, che avremo modo di leggere l'anno prossimo, ma la cosa importante che ci permetterà in quel momento di risignificare il discorso di Francesca è che in questa molto interessante e articolata spiegazione del processo dell'innamoramento, Virgilio spiega che sebbene una prima attrazione sensitiva è priva di responsabilità, cioè nessuno di noi è colpevole di sentire attrazione, che ci piaccia qualcosa o qualcuno, ma che negli umani, a differenza, e quella fase sarebbe uguale per le colombe, va bene? E quindi è istintivo. Nell'essere umano, a differenza degli animali, c'è un filtro razionale che permette di distinguere se l'oggetto di quell'attrazione merita di diventare oggetto unico di innamoramento. E quindi vedete che il discorso di Virgilio, che non a caso ha luogo molto in un momento molto vicino, un discorso sul libero arbitrio, che occupa il canto 16 del Purgatorio, è una ulteriore conferma della concezione dantesca che la libertà, il libero arbitrio, è un dono inalienabile che Dio dà agli umani, e che quindi non c'è passione, non c'è istinto, non c'è condizionamento che possa trascinare un essere umano a fare qualcosa che non vuole. Quindi se il Dante Pellegrino qua, il che è da vedere, non tutti sono d'accordo su questo, ma ammettendo anche che il Dante Pellegrino si lasci convincere da Francesca e dalla sua vittimizzazione, chiaramente quando arriva a metà del suo viaggio purgatoriale, sentendo la lezione di Virgilio, capirà che non è come lei gli era raccontato, il che del resto il lettore medievale poteva intuire, perché se le cose fossero andate come Francesca vorrebbe farci credere, lei non sarebbe condannata. Se fosse innocente non sarebbe nell'inferno. Se è nell'inferno, e certo sto dando per scontato che la giustizia divina è perfetta, che Dio non sbaglia, che sarebbe assurdo, chiaramente lei è responsabile dei suoi atti e non una vittima dell'amore, come vorrebbe trasmettere.
Francesca non si accontenta al verso 106 di finire il suo discorso narrando la propria morte, ma aggiunge un ultimo verso che secondo alcuni filologi non è stato detto da lei bensì da Paolo, ma nella maggior parte delle edizioni virgolette continuano qua, aggiunge una profezia a mio avviso abbastanza malevola, ma insomma sottopongo la mia opinione alla vostra considerazione e vi invito a ricordare quando arriveremo al nono cerchio, quindi alla fine dell'anno, questa profezia di Francesca, perché lei quello che dice è: Caina attende che a vita ci spense. Cioè la Caina, che è una delle zone del nono cerchio, quindi del cerchio dove vanno a finire i traditori, chiaramente qua lo capiamo dall'allusione a Caino, uccisore di Abele, i traditori dei parenti, dice Francesca, quello che ci spense la vita, cioè quello che ci ammazzò, e cioè Gianciotto, è atteso nel nono cerchio dalla Caina dove vanno a finire i traditori dei parenti. Ecco, permettetemi di mettere in dubbio anche questa profezia, visto che, come vedremo alla fine dell'anno, e come si capisce dalla classificazione dei peccati che Dante riferirà nel canto undicesimo, il tradimento nella concezione dantesca è un caso particolare di frode, quindi di inganno, aggravato dal vincolo di fiducia e quindi non una reazione passionale, sotto passione violenta, come si direbbe oggi, che è stato probabilmente alla base del gesto omicida di Gianciotto. Noi infatti troveremo tra i traditori dei parenti, come nel resto del nono cerchio, personaggi orrendi programmarono deliberatamente, con tempo e facendo uso della ragione, l'uccisione di parenti, in genere per tenersi un'eredità. Quindi è difficile pensare. Dante non poteva trovare Gianciotto lì, perché Gianciotto nel 1300 era ancora vivo, ma insomma, che Gianciotto sia destinato in futuro, come afferma Francesca, a far parte di quella gregge, è un po' di quel gregge, insomma, almeno dubbioso. Allora, finite queste parole, al verso 108 riprende il Dante narratore, vedete come adesso si rallenta il ritmo della narrazione. Dante, che spesso dice ed egli a me e io a lui, guardate quanti versi, quante parole mette in mezzo tra le parole di Francesca e quelle sue, anzi quelle di Virgilio che vengono dopo. Verso 108. Queste parole da lor ci fuor porte, cioè loro ci forsero queste parole. Ecco, il pronome lor, anziché lei, è quello che ha, insomma, suggerito a qualche studioso che non parla solo lei, ma anche Paolo. E secondo altri, la maggior parte devo dire, vuol dire che Francesca parlò in nome dei due. Verso 109, quando io intesi quell'anime offense, cioè quando io sentì il dolore di quelle anime dannate, chinai il viso, Dante abbassa lo sguardo, e tanto il tenni basso, e lo tenni basso molto tempo, finché Virgilio, vedendo Dante così commosso, domanda che pensi, a che cosa pensi. Ecco, poi da quello che dirà adesso Dante e da quello che risponderà Francesca alla domanda di Dante, cercheremo di ricostruire ipoteticamente a che cosa pensava il pellegrino in quel momento di silenzio abbastanza insolito, perché in genere lui come personaggio risponde subito alle domande e agli stimoli dei personaggi con cui interagisce.
E vedete che quando Virgilio domanda al verso 111, nemmeno lì risponde immediatamente al maestro. Quando risposi, cominciai, quindi rimane Dante a pensare e solo dopo risponde, o lasso, quanti dolci pensier, quanto disio meno costoro al doloroso passo. Ahimè, dice Dante con questa espressione lasso, no? Di compassione, di dolore. Quanti dolci pensieri, quanto desiderio, tutti questi termini dolci, pensier, disio, sono parole di alta frequenza nel dolce stil novo, appunto, cui appartengono le nozioni di cui Francesca si è appropriata per giustificare la propria colpa. Quanto disio portò questi al passo doloroso. Vedete che Dante usa qui lo stesso verbo menò come personaggio che usa come, che userà anni dopo come scrittore per riferirsi al vento che li mena. Eh? E al verso 115, poi mi rivolsi a loro e parla io. E cominciai, vedete ben tre verbi per dire quanto è lento questo, e cominciai. Francesca, ecco, evidentemente lui l'aveva riconosciuta, non c'era bisogno di dare altri dati. Francesca, i tuoi martiri a lagrimarmi fanno tristo e pio, cioè sono così pietoso che mi fanno piangere le tue sofferenze. Vedremo la settimana prossima che anche nei confronti di Giacco, un fiorentino goloso che Dante troverà nel terzo cerchio, Dante come personaggio userà una formula molto simile, quasi identica. Ma dimmi, e adesso Dante vuole sapere una cosa in particolare, una cosa molto precisa, che forse non sarebbe quello che a un altro sarebbe venuto in mente, e che è molto importante perché dalla domanda di Francesca, dalla risposta di Francesca ci permetterà di capire che cos'è che l'aveva tanto turbato del discorso precedente. Un discorso, ricordiamo, che per giustificare un peccato, il primo peccato che Dante sta vedendo castigato nell'inferno, si serve di versi che lui stesso avrebbe potuto scrivere qualche anno prima. Eh? Allora, che domanda Dante, verso 118, ma dimmi al tempo dei dolci sospiri, a che e come concedetti amore che conoscesti dubbiosi desiri? Cioè, dimmi, mentre eravate felici nella terra, in mezzo ai sospiri dolci, in che modo e attraverso quali indizi l'amore vi permise di conoscere i vostri desideri titubanti? Vedete che Dante qua fa suo il rapporto, diciamo, sintattico di Francesca, in cui l'amore è soggetto, loro due sono oggetto. Quindi come vi permise, come concedette l'amore che vi rendeste conto che eravate innamorati? Questo domanda Dante, una cosa molto precisa. Verso 121 risponde Francesca, e quella a me. Nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice, e ciò sa il tuo dottore. Allora, la prima cosa che fa Francesca, che come forse avrete capito non mi sta molto simpatica, è dichiararsi vittima, no? Non c'è nessun maggior dolore che ricordare la felicità quando uno non ce l'ha più. E questo lo sa il tuo dottore. Secondo alcuni il dottore è Virgilio, secondo altri è Esseo, perché nelle opere di entrambi c'è ci sono versi che appunto dicono questo, che è triste, molto triste ricordare la felicità quando la si è persa. Ma intanto notiamo che
forse attraverso questi versi possiamo renderci conto che il fatto che volino eternamente insieme Paolo e Francesca, più che mitigare la pena, la raddoppia, no? Perché non possono distrarsi dal ricordo dei tempi felici, chiaramente, e quindi Francesca stessa sembra di affermare che la memoria è parte importante della punizione. E al verso 124 ha detto, per me sarà tremendo parlarne, ma sa conoscer la prima radice del nostro amor, tu hai tanto affetto, dirò come colui che piange. Cioè, ma se per te è così importante, hai tanto affetto nel conoscere l'origine, la prima radice del nostro amore, parlerò mentre piango. E adesso sì, passa alla risposta al verso 127 e probabilmente quello che qui racconta Francesca, che chiaramente non fa parte della cronaca, questo lo viene a sapere Dante nell'inferno, ma gli altri non lo potevano sapere prima, è probabilmente, dicevo, una conferma di un sospetto che aveva Dante e che era probabilmente quello che l'aveva tenuto in silenzio così tanto tempo prima. Verso 127, noi leggiavamo un giorno per diletto di Lancialotto come amor lo strinse, soli eravamo e senza alcun sospetto. Allora, noi stavamo leggendo, ecco che Dante forse aveva il sospetto, sentendo prima che questa è una donna educata, che parlava così bene, che usava parallelismi sintattici e metafore, personificazioni di un fiume, e che poi per giustificare il proprio peccato si era servita di versi, probabilmente aveva il sospetto, tragicamente confermato da questa risposta che stiamo leggendo, che la letteratura aveva svolto un ruolo fondamentale nella perdizione di queste anime. Quindi lei dice, stavamo leggendo un giorno per diletto, quindi per intrattenimento, già qua in questo atteggiamento c'è probabilmente una radice di pericolosità, perché Dante non ammette la letteratura solo per diletto, bensì anche per educazione morale, e probabilmente per questo, come adesso vedremo, hanno interrotto la lettura quando trovarono un diletto maggiore. Allora, noi stavamo leggendo un giorno per diletto su Lancilotto, ecco, questo romanzo sempre della materia bretone di cui abbiamo fatto un cenno a proposito di Tristano. Lancilotto, l'amante di Ginevra, moglie del re Artù, che Dante leggeva in francese, che nell'epoca di Dante circolava in francese, e quindi perciò facevamo questo discorso sull'associazione tra la lussuria e il mondo francese. Allora, stavamo leggendo di Lancilotto come l'amore lo strinse, come lo opprimeva l'amore, di nuovo l'amore come soggetto. Stavamo da soli e non avevamo ancora alcun sospetto sui nostri sentimenti. Per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scolorocci il viso, ma solo un punto fu quel che ci vinse. Più volte quella lettura ci fece incrociare lo sguardo e ci fece impallidire, vedete? Bello, infatti questa scena è molto importante per la cosiddetta storia della lettura, perché abbiamo intanto un'abitudine molto moderna di leggere insieme e abbiamo soprattutto un tratto della lettura borghese che riprenderà Boccaccio in alcune scene meravigliose del Decameron, e cioè le reazioni fisiche della lettura, no? Impallidire, incrociare gli occhi, ma solo un punto fu quel che ci vinse, cioè quello che ci vinse, e quindi di nuovo lei come vinta da una passione inarrestabile,
In quel caso è un momento preciso del libro che stavano leggendo. Al verso 133, quando leggemmo il lisiato riso esser baciato da cotanto amante, questi, che mai da me non fia diviso, la bocca mi baciò tutto tremante. Allora, quando siamo arrivati nella lettura al momento in cui il desiderato sorriso di Ginevra era baciato da un tale amante come era Lancilotto, questi, cioè Paolo, che è sempre lì, che non sarà mai separato da me, fia è una forma del futuro latineggiante, la bocca mi baciò tutto tremante di passione, ma anche immagino di paura. Quindi quello che sta dicendo Francesca è che in qualche modo loro si sono immedesimati nel triangolo che era analogo al proprio, perché essendo Gianciotto il signore di Rimini, sia lei come moglie sia il fratello erano sudditi in qualche modo come Lancilotto e Ginevra rispetto al re Artù. E quindi identificandosi con loro si baciarono anche loro. Ma a Francesca non basta vincolare il proprio peccato alla lettura, ma addirittura dà la colpa esplicitamente al libro che stavano leggendo e al suo autore. Al verso 137 dichiara: Galeotto fu il libro e chi lo scrisse. Galeotto, Galeotto. Era il siniscalco che istiga Lancilotto nel romanzo che loro stavano leggendo a dichiarare il suo amore per Ginevra, quindi fa da mezzano tra gli amanti. E che sta dicendo lei? La stessa funzione che svolse Galeotto con Ginevra e Lancilotto, tra Paolo e me, la svolse il libro e colui che lo scrisse. Quindi sta dando la colpa, prima nella prima parte del suo discorso aveva dato la colpa all'amore, adesso dà la colpa del proprio peccato al libro e aggiunge elegantemente, e quindi attraverso un eufemismo per non raccontare che cosa cominciarono a fare, quel giorno più non vi leggemmo avanti, cioè da quel giorno in più non abbiamo più letto. Chiaramente hanno trovato altro da fare. Va bene? Quindi potete immaginare la commozione di Dante che è stato appena messo a confronto con la propria il proprio destino di scrittore nel limbo, sentendo che il primo personaggio dannato è dannato per un peccato effettivamente commesso del libro attribuisce la propria dannazione a uno scrittore come lui e più precisamente a versi molto molto simili ai versi che lui stesso aveva scritto. Ora, non dimentichiamo che così come prima Francesca aveva parlato della persona, cioè del corpo suo e del piacere di Paolo, cioè della sua bellezza, e come abbiamo osservato, questo implicava una lettura storta delle fonti. Anche qua, vedete, appare in modo molto evidente la distanza tra la fonte e la propria situazione, perché anche nelle parole di Francesca, ciò che baciò Lancilotto fu il sorriso di Ginevra, e cioè una manifestazione fisica di uno stato dell'anima. E invece quello che, secondo lei ci racconta, baciò Paolo è la sua bocca, e quindi una parte del corpo solo fisica e particolarmente pericolosa per la sua sensualità, come vedremo quando Dante arriverà all'Eden e vedrà la bocca di Beatrice e rimarrà talmente assorto da questa visione che le donne che sono lì, che rappresentano le virtù, gli diranno troppo fiso. Cioè, stai guardando un po' troppo, va bene? Quindi attraverso questa vicinanza della parola riso, sorriso e bocca possiamo ancora
scorgere la distorsione che Francesca sta facendo delle fonti letterarie cui attribuisce la propria colpa. Quindi, finite le parole di Francesca, riprende il Dante scrittore, mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangea, sì che di pietade io venni men così come io morisse e caddi come corpo morto cade. Cioè, mentre Francesca disse tutto questo discorso, l'altro spirito, Paolo, piangeva, per cui io, dice Dante, che non è la prima volta che sentendo piangere anche lui si commuove, di pietà svenni, cioè persi conoscenza come se morissi, e caddi come corpo morto cade. Questo bellissimo verso finale, attraverso l'allitterazione di questi suoni, ci fa quasi sentire il rimbombo che fa il corpo di Dante sul suolo del secondo cerchio. Allora, secondo la interpretazione romantica, Dante sverrebbe qua, svenirebbe perché, identificatosi con l'amore di Paolo e Francesca, perché lui era innamorato di Beatrice, perde conoscenza per l'emozione dell'amore ricordato. Ecco che dal Novecento in poi comincia a rifiutarsi questa interpretazione, innanzitutto perché di Beatrice qui non si fa cenno e perché trascurava la forte presenza dell'argomento letterario nell'episodio. Secondo la maggior parte degli interpreti oggi, qui Dante sviene per la commozione di aver collaborato inconsapevolmente e ovviamente in un modo involontario alla condanna di qualche lettore della sua poesia giovane. E infatti una osservazione che noi come lettori del XXI secolo non possiamo evitare di fare è notare come Francesca, senza che Dante lo sapesse, stesse fondando la tradizione di quello che poi sarà un topico della letteratura e del cinema che oggi chiamiamo bovarismo, a causa di Emma Bovary, questo meraviglioso personaggio di Flaubert che, come voi sapete, si perde, diciamo, per voler avere un amore come quello dei romanzi che leggeva. Ma prima ancora di Madame Bovary abbiamo il Chisciotte, che impazzisce nel leggere questi romanzi cavallereschi, impazzisce a causa di questo in un mondo che non è più quello che è dei libri. E nel cinema abbiamo anche La rosa purpura del Cairo di Woody Allen, dove la protagonista si innamora di un personaggio di un film e i due mondi si fondono. E quindi Francesca starebbe qui a significare anche questa mancata distinzione tra il mondo della letteratura e il mondo della realtà che ci circonda, che non può lasciarci indifferenti noi lettori, vero? Noi che stiamo leggendo questo libro e che a volte mentre leggiamo cominciamo a sentire che la realtà che ci circonda è una irrealtà, talmente forte è la realtà che ci permette di vivere la letteratura. Bene, allora, io qui mi fermerei anche perché sono le 4:10 e vi prego, se avete delle domande o dei commenti, di inviarli alla chat, sempre facendo attenzione che arrivino a tutti o almeno a me e non solo all'istituto. E io me le leggo subito, man mano che le leggo faccio i commenti. E se avete ancora un po' di pazienza, alla fine, quando si saranno esauriti i vostri quesiti, rileggiamo il canto, va bene? Intanto metto in ordine le mie carte, mentre voi scrivete quello che volete. Allora,
Grazie, c'è qualcuno che non so chi è che mi ringrazia della lezione. Io vorrei anzi ringraziare voi anche perché non riesco a rispondere quando alla fine della lezione qualcuno di voi mi dice delle cose bellissime. Io intanto in alcuni casi non so chi siete, in altri casi non faccio in tempo a rispondere che poi si chiude l'incontro, ma grazie. Qui qualcuno, Mirta, una cara fedelissima che da anni segue la lettura Dantis, mi domanda perché Paolo solo piange. Beh, chi lo sa, possiamo fare solo delle ipotesi. Io veramente un'ipotesi ce l'ho, ma siccome è molto personale, vi invito, se vi interessa la mia opinione, se vi può interessare, perché in realtà ci sono opinioni molto più autorevoli delle mie che potete trovare soprattutto sui commenti, se vedete sulla pagina della Dartmouth Dante Project, ci sono, vi invito a leggere le diverse interpretazioni di questo fatto, nei 700 anni di storia di commenti. E la mia opinione non credo che meriti, insomma, tempo qua, ma se volete, l'articolo nel quale parlo di questo problema è online nella rivista Tenzone. Scrivo qua il nome di questa rivista della Complutense di Madrid, dove potete vedere online un mio articolo sul, credo si chiami La falta de Ginebra. Sì, se non sbaglio in spagnolo, è appunto su questo episodio e lì propongo un'ipotesi sul pianto di Paolo. La pagina, Gabriella mi domanda, non è una pagina, cioè la rivista è Tenzone, l'ho scritta qua, Tenzone, che è il nome di una forma poetica provenzale, è scritto qua sotto. Poi qualcuno mi dice. Ecco, sì, qualcuno di Sherman Rucci, che non conosco. E dice che evidentemente Dante considera il peccato di lussuria come quello meno grave di tutti. Effettivamente non è una considerazione di Dante, bensì della tradizione, ed effettivamente, così come nella parte più superficiale dell'inferno, oltre al limbo ovviamente dove non sono peccatori, si trovano i lussuriosi, anche nel caso del purgatorio vedremo che i lussuriosi penitenti che si stanno purgando della loro luce, Dante li incontra quasi all'Eden, cioè l'ultima cornice del purgatorio che è dedicata a questo settimo peccato capitale, che essendo appunto di incontinenza è meno grave degli altri. Grazie, mi mandate cose bellissime. Grazie. Il nome della rivista è Tenzone, lo scrivo di nuovo anche se dovrebbe essere sulla chat. Un testo su quale Deborah Ranieri mi domanda. Cioè mi chiede di consigliargli un testo che commenti questa interpretazione. Quale interpretazione? La mia o quale? Ah, scusate, mi sa che ho, grazie. Sto inviando all'Istituto Italiano di Cultura. Quello che dico che dovete fare voi non l'ho fatto io, scusate. Adesso sì, scrivo sulla chat, Tenzone. Ecco, grazie Dario. Dario Cavella ha condiviso. Ma me l'ha mandato in privato. Dario, lo puoi mandare per favore per tutti? Ecco, Dario Cavella sta inviando il link a questo articolo. Grazie. Qualcuno mi dice: beh, no, ecco, Deborah mi dice qualche testo. Che aderisca all'interpretazione non romantica,
Beh, direi praticamente tutta la letteratura sull'argomento del Novecento e del XXI secolo. Da dove cominciare? Dai commenti. Io dico che prima di leggere bibliografia critica è importante leggersi tutti i commenti, come del resto ogni dantista fa prima di scrivere su qualsiasi argomento dantesco. Quindi vi direi di cominciare, dico a Deborah, ma a chiunque altro voglia approfondire, di leggersi i commenti importanti del Novecento che sono sulla pagina della Dartmouth, cioè il commento di Sapegno, di Bosco Reggio, di Chiavacci Leonardi. Vi scrivo i nomi qua. Alcuni di questi ce li avete voi. Scusate, devo mettere il gomito, come mi ha detto un amico. Sapegno, Bosco Reggio. Vabbè, questi sono i tre forse più importanti che sono lì, ce ne sono altri che non li trovate lì. Qualcuno, ecco, Bea Colace, bacione, un ex alunna. E qualcuno dice: Dante è molto pietoso con gli amanti, forse perché lo commuove il fatto che loro hanno provato l'amore passionale che lui non ha potuto sentire per la sua Beatrice idealizzata. Non so se è una domanda o se è un'affermazione. Se è una domanda, la risposta è credo di no. Se è un'affermazione, direi. Secondo me è sbagliata. E poi Flavia ci dice anche, mi dice, abbiamo soltanto la versione femminile dell'incontro e fa piangere un uomo, modernissimo. Sì, questo sono d'accordo, Flavia, su questa tua osservazione. Infatti è un argomento molto interessante quello del ruolo delle donne nella commedia. Sto pensando, c'è anche letteratura su questo, potete ascoltare, c'è una bella conferenza che potete sentire su YouTube di Teodolinda Barolini, una studiosa, il nome è chiaro, ah scusate, l'ho mandato solo una persona, mannaggia. Allora, Teodolinda Barolini ha una bella conferenza su YouTube nella quale, che si chiama L'eterodossia di Dante, dove parla di diversi aspetti che destavano, insomma, sorpresa e anche ribellione da parte dei lettori contemporanei. Uno di questi aspetti appunto è il ruolo che lui assegna a diverse donne nel poema. E qualcuno ha messo, scusate, ogni volta più triste e più bello. Sì, così è questo libro. E qualcuno che mi dice che non so che cosa vuol dire. Qualcuno mi dice, beh, che non sa come copiare il link, su questo non posso aiutarvi, ma così come l'ha trovato Dario, lo trovate tutti voi se mettete il mio nome, Ginevra e Tenzone. E qui Felicitas Lavace dice che devi cliccare sul link con il bottone destro. Va bene? Non roviniamo il canto di Francesca con queste cose così tecnologiche e amministrative. Se non avete più dubbi, rileggiamo il canto. Lo rileggiamo? Allora, così discesi del cerchio primaio giù nel secondo che nel loco cinghia e tanto più dolor che punge a guaio. Stavvi no sorribilmente ringhia, esamina le colpe nell'intrata, giudica e manda secondo che avvenga.
Dico che quando l'anima malnata gli viene dinanzi, tutta si confessa e quel conoscitor delle peccata vede quel loco d'inferno e da essa. Cignesi con la coda tante volte quantunque gradi vuol che giù sia messa. Sempre dinanzi a lui ne stanno molte, vanno a vicenda ciascuna al giudizio, dicono e odono e poi guante. O tu che vieni al doloroso ospizio, disse Minos a me quando mi vide lasciando l'atto di cotanto fizio, guarda com'entri e di cui tu ti fide. Non ti inganni l'ampiezza dell'entrare. E il duca mio a lui, perché pur gride? Non impedirlo suo fatale andare. Vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole e più non dimandare. Or incominciano le dolenti note a farmisi sentire, or son venuto laddove molto pianto mi percuote. Io venni in loco d'ogni luce muto, che mugghia come fa mar per tempesta, se da contrari venti è combattuto. La bufera infernal che mai non resta, mena gli spirti con la sua rapina, voltando e percuotendo li molesta. Quando giungono davanti alla ruina, quivi le strida, il compianto, il lamento, bestemmian quivi la virtù divina. Intesi che ha così fatto tormento, e non dannati peccator carnali che la ragion sommettono al talento. E come gli stornei ne porta l'ali nel freddo tempo a schiera larga e piena, così quel fiato gli spiriti mali di qua di là di giù di su li mena. Nulla speranza li conforta mai, non che di cosa, ma di minor pena. E come i gru van cantando l'orlai, facendo in aere di sé lunga riga, così vidio venir traendo guai, ombre portate dalla detta briga. Per chi dissi, maestro, chi son quelle genti che l'aura nera si gastiga? La prima di coloro di cui novelle tu possa avere, mi disse quelli a lotta, fu imperatrice di molte favelle. A vizio di lussuria fu sì rotta, che libito felici in sua legge per torri il biasmin che era condotta. Elle Semiramis, di cui si legge che succedette a Nino e fu sua sposa, tenne la terra che il soldan corregge. L'altra ecco lei che s'ancise amorosa e ruppe fede al cener di Sicheo, poi è Cleopatras lussuriosa. Elena vedi per cui tanto reo tempo si volse, e vedi il grande Achille che con amore al fine combatteo. Vedi Paris Tristano e più di mille ombre mostrommi a ogni amito che amor di nostra vita dipartille. Poscia ch'io ebbi il mio dottore udito nomar le donne antiche e cavalieri, pietà mi giunse e fui quasi smarrito. Incominciai. Poeta, volentieri parlerei a quei due che insieme vanno e paionsi al vento esser leggeri. Ed elli a me, vedrai quando saranno più presso a noi e tu allor li priega per quello amor che in mena ed ei verranno. Sittosto come il vento a noi li piega, mossi la voce, o anime affannate, venite a noi parlar, s'altri noi nega. Quali colombe dal disio chiamate, con l'ali alzate e ferme al dolce nido, vegnon per l'aere dal voler portate, potali uscir della schiera ove vivo, a noi venendo per l'aere maligno, sì forte fu l'affettuoso grido. O animal grazioso e benigno, che visitando vai per l'aere perso, noi che tignemmo il mondo di sanguigno, se fosse amico il re dell'universo, noi pregheremmo lui della tua pace, poiché hai pietà del nostro mal perverso. Di quel che udire e che parlar vi piace, temo e parleremo a voi, mentre che il vento, come fa, ci tace. Siede la terra dove nata fui, sulla marina dove il Po discende, per aver pace con seguaci sui. Amor che al cor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta e il modo ancora m'offende.
amor che a nullo amato amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte, che come vedi ancor non m'abbandona. Amor condusse noi ad una morte, Caina attende chi a vita ci spense. Queste parole da lor ci fuor porte, quando intesi quell'anime offense, chinai il viso e tanto il tenni basso, finché il poeta mi disse, che pensi? Quando risposi, cominciai, o lassi, quanti dolci pensieri, quanto disio meno apostolo al doloroso passo. Poi mi rivolsi a loro e parlai io, e cominciai, Francesca, i tuoi martiri a lagrimare mi fanno triste pio, ma dimmi, al tempo dei dolci sospiri, a chi e come concedette amore che conoscesti dubbiosi desiri? E quella a me, nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria, e ciò sa il tuo dottore. Ma sappi conoscer la prima radice del nostro amor, tu hai cotanto affetto, dirò come colui che piange e dice. Noi leggiavamo un giorno per diletto di Lancialotto come amor lo strinse, soli eravamo e senza alcun sospetto. Per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scolorocci il viso, ma solo un punto fu quel che ci vinse. Quando leggemmo il disiato riso, esser baciato da cotanto amante, questi che mai da me non fia diviso, la bocca mi baciò tutto tremante. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse. Quel giorno più non vi leggemmo vanti. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangea, sì che di pietade io venni men così come io morisse, e caddi come corpo morto cade. Grazie dell'attenzione. Ci vediamo la settimana prossima. Brava Claudia, grazie.